vi è un accertamento e un riconoscimento penale di reati commessi dai promotori della Samina Foundation. E vi è una totale infondatezza scientifica del cosiddetto metodo. Questo lo ha detto l'AIFA in occasione della prima ispezione del maggio 2012, l'ha detto il primo comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministero, anche se poi il TAR aveva sospeso questo tipo di decisione, l'ha detto il secondo comitato tecnico-scientifico nominato dal Ministero. E finalmente a dicembre del 2014 è intervenuta anche una sentenza della Corte Costituzionale che, ribadendo quello che era l'insegnamento della Corte Costituzionale anche in casi diversi, sia pur simili su alcuni presupposti, ha detto che non può essere il legislatore a dire ai medici che cosa devono fare, sia che si parli dell'elettroshock, piuttosto che della fecondazione assistita o del metodo cosiddetto Stamina, è necessario che il diritto a curarsi e quindi il diritto alla salute, a esigere anche dal Servizio Sanitario Nazionale certe cose, deve essere un diritto che si basa sulle conoscenze scientifiche esistenti al momento. In assenza di conoscenze scientifiche non vi è neanche il diritto. Il medico ha diritto a tutta la protezione della sua libertà di scelta terapeutica, ma sempre che questa libertà sia esercitata sulla base delle conoscenze scientifiche. Se si esce fuori da questo perimetro, si rientra nell'abuso e nella dissipazione delle risorse pubbliche. In tutta questa vicenda del caso Stamina, il diritto alla fine ha ristabilito alcuni criteri fondamentali che ci sono di insegnamento e di aiuto anche per il futuro, ma nel mezzo ha fatto anche male. Ha fatto anche male, ha procurato danno, laddove il TAR Lazio ha annullato la prima decisione del Comitato Tecnico Scientifico sulla base di presupposti, a mio avviso, erronei, perché ha detto che il Comitato Scientifico non era sufficientemente rappresentativo. Un Comitato Scientifico non deve essere rappresentativo di interessi, deve essere rappresentativo della comunità scientifica e non degli interessi in gioco. E il diritto ha fatto male quando è andato avanti a ordinare questi trattamenti al di fuori di qualsiasi fondamento.